Ad integrazione del servizio mandato in onda ieri riguardo alla presenza del Consorzio di tutela dell'agnello di Sardegna IGP nella scuola Marta Mameli di Sassari, dove si è deciso di inserire l'alimento nella mensa scolastica, ascoltiamo anche l'intervista al direttore del consorzio, Alessandro Mazzette. In compagnia di Alessandro Mazzette, che è il direttore del Consorzio per la tutela dell'agnello sardo IGP. Allora, direttore, l'agnello sardo IGP sbarca nelle mense scolastiche. Questo progetto? È l'inizio di un percorso che ci porterà in tutte le mense della Sardegna per lanciare quello che poi è il discorso del cibo identitario della Sardegna. Come consorzio siamo convinti che il rilancio del consumo delle carni d'agnello, ma crediamo anche delle carni sarde in generale, debba passare per le mense scolastiche per dare ai nostri prodotti quella giusta collocazione su quella che è la ristorazione in Sardegna. Oggi la filiera si è, diciamo, ammodernata, andando a cogliere quelle che sono le esigenze del consumatore, e possiamo trovare l'agnello IGP in tutti i bancofrigo della grande distribuzione con sapori e tagli che vanno ad assecondare quelle che sono le esigenze delle giovani generazioni e anche quelli che sono i gusti dei nostri bambini.